Oggi da Amazon! Mamma mia, sono sommersa! Oggi li apriamo insieme! Ma prima, sigla! Yolanda Switch. Everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Swiss ed oggi andiamo ad aprire insieme più di 15 pacchi. Non solo che mi sono arrivati da Amazon, ma anche da altri negozi. Andiamo a scoprire cosa ho comprato. Prima di iniziare questo video, mi raccomando, lasciate un bellissimo pollice in su, iscrivetevi, attivate la campanellina. Oddio, stavo per cadere qualcosa. Così riceverete tutte le notifiche dei miei video. Ok? Tutti i giorni alle 14:30 e anche alle 17. Se mi sentite un pochettino con la voce così, è perché ho un pochettino di mal di gola. Come vi avevo anticipato già nel video che ho fatto sabato, però tutto a posto, non vi preoccupate. Allora, sgombriamo un attimino il tavolo. 1, 2, 3. Ok, eccoci qua. Abbiamo sgombrato il tavolo. E adesso piano piano andiamo ad aprire i pacchi, ma prima di iniziare il video facciamo un giochino insieme. Il giochino di oggi è indovinare la parola misteriosa. Questa volta l'andrò a dire con la mia bocca e voi dovete scoprire cosa ho appena detto. 3, 2, 1. Questa parola è inerente ad una cosa che io ho comprato. Io direi di iniziare dai pacchetti più piccoli. Non ne sono tantissimi di pacchi piccoli, sono più che altro pacchi grandi. Ah, che carino! Allora, volo del pacco. Wow! Allora, volevo dei calzini che fossero un po' più lunghi perché ho notato che nella mia collezione di calzini mi mancano un po' di calzini lunghi o quelli che ho si sono rovinati. Quindi, questi qua sono fatti anche con materiale praticamente riciclabile. E niente, sono dei calzini carinissimi. Lunghetti, sono tutti quanti uguali, cambia solamente il colore. Con dei gatti, raga. Allora, se volete cercare queste cose che vi faccio vedere, queste qua basta cercare calzini kawaii. Ah, in questo pacchetto non ve la faccio vedere perché c'è una cosa misteriosa. Allora, passiamo al prossimo pacco che è medio grande. Ci sono un sacco di cose di cartoleria all'interno di questi pacchetti. Tipo questi, guardate quanto sono carini, che sicuramente ne andrò ad aprire all'interno di uno short insieme a voi. Non so questi cosa siano. Poi vediamo questo. Sì, che carini! Ci sono un sacco di cose, tipo di cartoleria. Aprire adesso quest'altro pacco e vediamo un pochettino. Ah, anche qua ci sono cose miste all'interno di questo pacco. Allora, ho preso un sacco di cose da cartoleria perché ci devo fare dei video con voi per tipo bustine misteriose, queste cose qui. Allora, ho preso questo. Ve li ricordate Pick Me Pop? Vi ricordate che tipo 4-5 anni fa lo aprì che era gigante? Questo. Poi ho preso queste Bath Bomb per farci anche un video ASMR con le sorprese unicornose all'interno. Poi vediamo pacco all'interno del pacco. Che carino! Ma quanto sono carini questi pupazzetti dentro queste casette. Allora, facciamo anche in questo caso il volo del pacco. Il pacco è molto leggero. Ah, ecco. Ecco, secondo me sarà. Mamma mia, secondo me sarà tutto rosso. No! È integro! C'è qualche altra cosa dentro? Raga, io sono sorpresa. Ma è francese. Ho comprato questo uovo da Amazon ed era l'uovo della Kinder. Ve l'avevo detto, no, nel video dell'uovo dei me contro te, che avrei comprato altre uova da Amazon. Bene, scoprirete delle uova che ho appena comprato e poi ci farò il video. L'uovo che andrò a riaprire con voi è questo qua di Frozen. Io ho trovato Anna la prima volta, ma questo qua è francese. Le Reine de ne, non so come si pronunci. Pacchetto piccolino. Più che altro mi sorprende che l'uovo sia arrivato integro. Davvero complimenti. Mi arrivano delle uova da alcuni negozi rotte, totalmente fracassate. Infatti dopo devo aprire altri pacchi qua, che sono delle uova di Pasqua, e vediamo se sono arrivate integro oppure no. Poi ho comprato questi fidget spinner Pop It che mi servono
per i prossimi eventi che dovrò fare, ma anche per gli slime li metto vicino ai regalini. Infatti vi voglio ricordare qui il mio sito, che è www.yolandaswitz.it. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi slime, infatti farò con voi il video dove realizzerò gli slime del mio sito e li metterò in vendita. Altro pacchetto, vediamo un pochettino cosa c'è dentro questo pacco. Allora, io poi compro e ovviamente Amazon non è che mi spedisce una cosa, mette tutto insieme all'interno dei pacchi. Oh, allora, dovete sapere che tra poco sul mio sito ci saranno delle grandi novità, anche dei prodotti nuovi, quindi anche antistress, fidget toys, squish, eccetera, ma ci saranno anche i Popping Cooking. Vi piacerebbe quindi comprare i Popping Cooking dal mio sito? Li volete? Bene amici, perché tra pochissimo ci saranno. Tra questi Popping Cooking che vi mostro, volete il video anche su YouTube? Fatemelo sapere. Allora, ci sarà il Popping Cooking per fare la pizza, quello per fare il gelato, le ciambelle, poi l'hamburger e il sushi. Ma non solo, ci saranno questi Popping Cooking qui, ci saranno anche questi che arrivano direttamente dal Giappone. Allora, ci sarà quelli là, nero, sembra uno scioglilingua, guardate qua che bello, questo è per fare la soda giapponese. Poi c'è questo, nero, e anche questo. Questi sono i Popping Cooking, ma sicuramente ce ne saranno altri perché ne ho ordinati anche altri, devo vedere se mi sono arrivati. Prossimo pacco, vediamo all'interno cosa c'è, se altri Popping Cooking o no, perché ne ho ordinati altri. Sì, ok, allora, ci sarà anche il Popping Cooking, questo qua, per fare il cibo giapponese da fiera, molto carino. Questo Popping Cooking qui, molto bellino, e anche questi due. Guardate qua che carini, che carini! Ragazzi, sono troppo belli, non vedo l'ora di metterli sul sito perché so che molti non li trovano in giro e quindi io vi accontento. Allora, poi sul mio sito, oppure come anche regalo, dipende, non lo so, ci penserò, come regalo per gli slime ci saranno questi, guardate che carini, sono dei portamonete appunto a forma di unicorno, che lo potete mettere anche vicino allo zaino, sono pelusciosi a forma di unicorno, ognuno con un colore differente. Allora raga, questo è il più grande di tutti che mi è arrivato. Ora copriamo insieme dentro cosa ci sta. Allora, ho comprato un pacco gigante di squishy. Molte volte io questi qua li metto appunto in regalo. Aiuto! Aiuto, sono caduti i gancetti. Molti di questi io li metto in regalo. No, vabbè. Ma sono carinissimi. No, ma c'è Pikachu, quanto è carino! Ragazzi, ma quanto sono belli sti squishy! Poi ho preso anche portachiavi, questi qua che ve li ho fatti vedere già in uno scorso acquisto. Poi questo è per me. Tra le tante cose che ho comprato c'è anche qualcosa per me. Allora, vediamo. È un cuscino, credevo fosse più grande, però va bene lo stesso. È un cuscino kawaii, questo qua si mette sul letto, a forma di gatto, è una salsiccia gatto praticamente, molto bello. Qua si apre, lo devo un pochettino rimodellare perché è un po' rovinato. Guardate quanto è carino, mamma mia! Allora, lo devo mantenere sulle gambe perché, raga, c'è troppa roba sul tavolo. Sono arrivate altre cosine carine per il mio sito. Allora, prima di tutto questi Reese's che li metterò vicino ai kit che realizzerò per il mio sito. Poi ci sono queste buste di Harry Potter, perché voglio fare dei kit a tema Harry Potter. E queste penne kawaii. Poi facciamo una cosa, apriamo insieme anche tre pacchi che stanno qua, perché voglio vedere con voi come mi sono arrivate queste uova di Pasqua. Su Amazon, però sono dei venditori, diciamo, privati. Ok, sì. Oh, non mi aspettavo arrivasse integro. Mi pare che l'ho pagato tipo 3 euro. Ho comprato anche su Amazon un uovo da 30 euro. Infatti non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. Poi, altro pacchetto. E l'uovo in questione. Ok, Unicorn Doll. Che bello. Oh, carino. Ok,
l'uovo non è rotto, stranamente. Che strano. Ok amici, questo è tutto quello che io ho comprato. Vi voglio bene, vi mando un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Ciao amici.